L'Antartide potrebbe sembrare un infinito campo di ghiaccio, ma custodisce molti segreti che aspettano solo di essere svelati. Oggi vi parleremo di 10 di questi segreti. Se siete nuovi su questo canale, assicuratevi di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. E prima di iniziare, mettete anche mi piace al video. Numero 10. Una misteriosa struttura a forma di cupola. Potreste pensare che un deserto ghiacciato non abbia nulla al suo interno, ma in realtà è la casa di migliaia di scienziati provenienti da tutto il mondo. Un satellite ha rivelato qualcosa di strano sul ghiaccio e tutti sono rimasti sconvolti anche prima di approfondire ulteriormente la storia. Questa struttura ovale sembra essere stata creata dall'uomo, ma nessuno farebbe qualcosa del genere in una terra desolata, né sarebbe capace di un tale risultato in queste condizioni. Il cerchio è stato individuato tramite il satellite di osservazione terrestre GeoEye-1 e tutti gli esperti sono rimasti sbalorditi. Ha un diametro di 122 metri. La maggior parte di loro si chiedeva cosa ci stesse facendo una simile struttura in un luogo così remoto sulla Terra. Ma questo mistero dovrà ancora essere risolto quando le squadre inviate arriveranno sul posto. Numero 9. Meteorite di 8 kg. L'Antartide ha molti ghiacciai, piattaforme di ghiaccio e iceberg, ma ci sono anche rocce, sebbene non visibili. Gli scienziati sono inciampati in una roccia molto speciale nel bel mezzo della desolata distesa di ghiaccio, un meteorite. Questa roccia, proveniente dallo spazio, pesa ben 8 kg. Non è cosa da tutti i giorni imbattersi in un tale tesoro, specialmente in Antartide. Questa scoperta è avvenuta per caso, durante una spedizione. Il peso insolito del meteorite ha immediatamente attirato l'attenzione degli scienziati, poiché meteoriti di questa dimensione non sono comunemente trovati ovunque. Ritrovamenti come questi forniscono preziosi spunti sulle incognite dell'universo, poiché sono composti da materiali che non esistono naturalmente sul nostro pianeta. Più di 45.000 meteoriti sono stati ritrovati in Antartide negli ultimi 100 anni, ma la maggior parte di essi pesa solo pochi grammi. Numero 8. Un misterioso stagno di sale. Gli scienziati hanno fatto una scoperta affascinante in Antartide, che potrebbe fornire indizi sull'eventuale presenza di acqua su Marte. Si tratta di un misterioso stagno di sale che potrebbe mostrarci come potrebbe apparire l'acqua sul pianeta rosso. La scoperta ha interessato molti esperti e astronauti di tutto il mondo, soprattutto perché è stata fatta nella lontana parte meridionale. Le caratteristiche uniche e la composizione di questo stagno, insieme alla forza di gravità che agisce lì, sono simili a quelle del pianeta rosso, e il freddo non permette la presenza di alcuna forma di vita microbica. Se mettiamo tutto questo insieme, è il luogo perfetto per pianificare cosa fare nel caso trovassimo acqua su Marte. Numero 7. Minerali marziani trovati in Antartide. In una straordinaria esplorazione nelle profondità ghiacciate, gli scienziati hanno scoperto un raro minerale noto come jarosite. Questa scoperta è emersa dopo un'ampia perforazione nel ghiaccio antartico, rivelando il tesoro nascosto. Questo minerale non solo è estremamente raro sulla Terra, ma è anche molto comune su Marte. Nonostante l'esplorazione sia stata estremamente faticosa, ne è valsa la pena poiché gli scienziati sono ora desiderosi di scoprire di più su come e perché il jarosite si sia formato lì. Abbiamo bisogno di una maggiore comprensione della storia e della geologia del continente ghiacciato, ma abbiamo pochissimi indizi per scoprirlo. Ma il jarosite potrebbe essere di grande aiuto. Numero 6. Figure aliene all'interno di una camera di metallo. Immaginate di vagare in Antartide e trovare una camera di metallo con all'interno quattro figure che assomigliano in modo sorprendente ad alieni. Cosa fareste? Beh, squadre simili a quella che hanno trovato lo stagno di sale erano alla ricerca di altre scoperte simili nascoste nel ghiaccio quando si sono imbattute in qualcosa di strano. Un radar aveva individuato delle irregolarità e la squadra è stata inviata per indagare. Mentre scavavano nel ghiaccio, hanno trovato una camera di metallo che conteneva mummie simili ad alieni. Queste creature sono simili agli esseri umani, tranne per i loro occhi inquietanti. Ma questo è tutto ciò che sappiamo, perché il resto delle informazioni è confidenziale. Numero 5. La città fantasma dell'Antartide,
Deception Island, o Isola dell'Inganno, ospita una cittadina fantasma chiamata Whalers Bay. Questo luogo era un tempo un centro dell'attività di caccia alle balene e ora rimane come un inquietante ricordo. Deception Island si trova vicino alla penisola antartica e ha una storia ricca che risale all'inizio del XIX secolo, quando Whalers Bay era una fiorente stazione baleniera. Questa attirava anime avventurose in cerca di fortuna nell'industria della caccia alle balene, allora ancora redditizia. Ma ciò che rende questa cittadina fantasma diversa è che i suoi resti sono letteralmente congelati nel tempo. Edifici in rovina, macchinari arrugginiti e barche baleniere che si deteriorano. La desolazione di questa cittadina fantasma colpisce profondamente e il ghiaccio eterno la rende ancora più affascinante. Numero 4. Iceberg rettangolare perfetto. La NASA ha scoperto per caso un iceberg incredibilmente rettangolare in Antartide. I bordi quasi perfetti e la forma rettangolare hanno catturato l'attenzione e la curiosità degli scienziati. Durante un'indagine di routine, la missione Icebridge della NASA è incappata in questo iceberg, che spiccava nettamente dal suo ambiente irregolare a causa della sua forma straordinaria. Mentre gli iceberg di solito si staccano dai ghiacciai o dalle piattaforme di ghiaccio assumendo forme irregolari a causa dei processi naturali, la struttura distinta di questo particolare iceberg è straordinaria. Gli scienziati ritengono che la forma possa essere attribuita a una combinazione di fattori, inclusi ma non limitati al modo in cui si è fratturato da una piattaforma di ghiaccio o possibilmente agli effetti dell'erosione causata dal vento e dalle correnti oceaniche. Tuttavia, ulteriori indagini e analisi sono necessarie per comprendere i meccanismi esatti che hanno portato alla sua formazione. Numero 3. Un nuovo gigante fossilizzato. In una scoperta entusiasmante, un team di esperti si è imbattuto in un misterioso fossile che non riuscivano a identificare e che hanno prontamente definito la cosa. Questa scoperta ha lasciato i ricercatori desiderosi di svelare i segreti che contiene. Attraverso un'attenta analisi microscopica, alla fine hanno risolto il mistero del fossile. Misurava approssimativamente 28 cm di lunghezza e 18 di larghezza. Hanno conclusivamente identificato il fossile come un nuovo antico. Questo fossile è diverso da tutto ciò che avete mai visto. Le sue dimensioni e la forma suggeriscono che appartenesse ad una creatura di proporzioni gigantesche, ipotizzando persino che sia stato deposto da un antico rettile acquatico. Numero 2. Un ghiacciaio dell'Apocalisse. Il ghiacciaio Thwaites nell'Antartide occidentale è stato protagonista di molti film e documentari per la sua apparenza, ma si è guadagnato il soprannome di ghiacciaio dell'Apocalisse a causa del suo potenziale contributo all'aumento del livello del mare. Il ghiacciaio è enorme e instabile, approssimativamente grande quanto la Florida, e se dovesse crollare, le conseguenze sarebbero catastrofiche. Negli ultimi decenni, il ghiacciaio dell'Apocalisse ha perso ghiaccio ad un ritmo accelerato. Secondo Robert Larder, geofisico marino del British Antarctic Survey, Thwaites attualmente perde circa 50 miliardi di tonnellate di ghiaccio in più ogni anno rispetto a quanto viene rimpiazzato dalla neve fresca. Questa perdita di ghiaccio è attribuita ad una combinazione di fattori, tra cui correnti oceaniche calde che lo fanno sciogliere dalla parte inferiore. Anche senza menzionare la moltitudine di altri fattori, gli scienziati sono preoccupati che il ghiaccio Thwaites possa già essere entrato in una fase di ritiro irreversibile. Se così fosse, avrà un impatto sulle regioni costiere di tutto il mondo. Numero 1. Centinaia di pinguini mummificati. A parte le ere glaciali e le loro implicazioni, ci sono stati molti altri eventi meteorologici catastrofici che hanno cambiato la Terra più volte. Ricerche recenti hanno scoperto una preoccupante connessione tra i resti mummificati dei pinguini in Antartide e due di tali eventi meteorologici. Si ritiene che questi eventi siano stati scatenati da condizioni meteorologiche estreme, ancora più estreme rispetto all'attuale Antartide, e che potrebbero diventare più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Esaminando questi resti, sono stati identificati due disastri accaduti in passato e sono stati influenzati da condizioni meteorologiche estreme, come forti piogge e temperature anomale. E il cambiamento globale dell'ambiente potrebbe portare in futuro a eventi simili in modo molto più precoce di quanto si pensasse. Le implicazioni di queste scoperte sono allarmanti. Ciò rappresenta una minaccia diretta per gli ecosistemi dell'Antartide, in particolare per la popolazione di pinguini.
I pinguini già affrontano numerose sfide e i piccoli non hanno certo bisogno di ulteriori minacce. Quali di queste scoperte fatte in Antartide vi ha affascinato di più? Fatecelo sapere nei commenti.